A collegarci con il nostro padre Alberto Maggi, biblista e teologo, che continua a raccontarci un po' il Vangelo di oggi, in cui Gesù fa che cosa? Gesù insegna nella sinagoga e subito c'è un incidente. La gente capisce che l'insegnamento di Gesù è quello che viene da Dio, dice, non come i nostri scribi. Allora un uomo posseduto da uno spirito impuro, e capiremo cos'è, incomincia a gridare e parla al plurale, strano, dice, sei venuto a distruggerci. Ma chi è che Gesù sta distruggendo con il suo insegnamento? Il prestigio degli scribi, perché la gente ha capito che Dio non si manifesta nella dottrina insegnata dagli scribi, ma nell'azione liberatrice di Gesù. L'istituzione religiosa con il suo insegnamento allontanava da Dio anziché avvicinare. Allora l'uomo posseduto da uno spirito impuro è colui che ha dato adesione acritica e incondizionata all'insegnamento tradizionale. Quando sente la parola di Gesù si sente in crisi. Allora ecco che interviene e dice, sei venuto a distruggerci. Ma Gesù non ammette nessun colloquio con lui, dice tacciati, taci, esci da costui. E l'evangelista dice che straziandolo uscì. Perché straziandolo? Arrivare a un certo punto della vita e dover ammettere che l'insegnamento religioso nel quale abbiamo creduto e nel quale abbiamo impostato la nostra esistenza non solo non permetteva la comunione con Dio, ma era quello che lo impediva, è uno strazio. Faccio soltanto un esempio: quelli della mia generazione sono stati cresciuti con la credenza dell'inferno, un Dio capace di mandare una sua creatura per tutta l'eternità all'inferno. Allora arrivare a un certo punto della vita, incontrare il Vangelo di Gesù e vedere che queste erano menzogne, che non era vero, è uno strazio, ma questa è la liberazione della parola di Gesù. Senti padre Alberto, possiamo fare anche dei parallelismi con la situazione attuale, cioè nel mondo di oggi, nella situazione ecco di oggi, ci sono delle cose, degli insegnamenti che possono addirittura allontanarci da Dio anziché avvicinarci? Certo, c'è il criterio allora del Vangelo, è quello, bisogna interpretare il Vangelo con lo spirito che l'ha ispirato, che è l'amore incondizionato del creatore per le sue creature. Allora ogni insegnamento, specialmente religioso, che mette paura, che ti toglie la libertà e la felicità, che non ti fa sentire in pace, non viene da Dio. Lo può proclamare chi lo vuoi che lo proclama, ma se un insegnamento ti toglie la libertà, la felicità e soprattutto ti mette paura, ti fa sentire sotto il peso del peccato, non viene da Dio, perché Gesù libera. Il Dio di Gesù non castiga, ma perdona. Quindi è quello il discrimine per capire quando un insegnamento è buono o quando un insegnamento, diciamo, è cattivo, quando ti porta, quando ti fa paura oppure ti minaccia, ti mette sotto il giogo di determinate situazioni, non lo è. Il messaggio di Gesù è stato chiamato Vangelo, cioè buona notizia. Se quanto ti viene proposto non è una buona notizia, rifiutalo, non viene da Dio. Non viene da Dio, perfetto, chiarissimo. Dopo averlo ascoltato ti devi sentire più felice di prima. Se questo non lo fa, scartalo, perché non viene da Dio. C'è qualcosa che non va. Grazie, grazie mille. In poche parole ha riassunto un Vangelo stupendo e su cui insomma potremmo parlare ore e ore. Grazie al teologo e biblista padre Alberto Maggi. Se volete approfondire i suoi pensieri, leggete anche i suoi libri e seguitelo, perché lui è attivissimo anche sui social, su YouTube, sta dappertutto. Grazie. Padre Alberto Maggi, grazie a te. Buona domenica. Oggi dobbiamo fare un sacco di cose.